Eccoci qui ancora al comunale di Caltagirone, sono con l'allenatore e giocatore Nicola Dolce del Kennedy, ricordiamo che la partita è finita 0-0. Mister, innanzitutto complimenti per il modo in cui avete accolto il Megara e anche per la partita che oggi ha fatto la sua squadra. Prima di tutto le vorrei chiedere un suo commento, come ha visto la partita dal campo. Diciamo che la prima risposta è: noi siamo abituati che effettivamente dobbiamo dare ospitalità, poi sul campo sai può succedere tutto, vince uno vince l'altro, però l'ospitalità penso che sia la cosa migliore, visto e considerato che in questi campionati almeno diamo solamente questo invece di fare la guerra. Poi la squadra può vincere e può perdere. La seconda, diciamo che il Megara è una bella squadra, noi effettivamente eravamo molto molto rimaneggiati, avete visto un pochino come siamo combinati, ma questo non significa niente perché siamo partiti in questa maniera. Ora speriamo che a dicembre si risolva qualcosina, almeno di essere in una rosa un pochino più ampia. Penso il nostro campionato è quello di, visto e considerato che abbiamo iniziato in ritardo, di salvare questo titolo, visto che Caltagirone è saltato un pochino tutto, USA Sport Caltagirone, la promozione, siamo partiti noi in ritardo, però stiamo cercando con i vecchietti e inserendo un pochino di giovani e dargli la mentalità di fare calcio. È normale che noi non siamo più il futuro, ma saremo l'esempio per questi ragazzi, almeno per uno o due anni ancora, poi lasceremo spazio un pochino a loro, visto e considerata la categoria. Il commento alla partita, certo, siamo contentissimi di questo pareggio, perché sapevamo la forza di questa squadra del Megara, però tutto sommato penso che alla fine non abbiamo rubato nulla. Sì, mister, io penso che la chiave di lettura di questa partita sia molto semplice. Probabilmente tra le due squadre in campo, come ha detto lei, eravate anche in formazione rimaneggiata, c'è una differenza, però si sono viste due squadre in campo, una con una voglia di ottenere il risultato, anche con delle idee chiare in campo, un'altra un po' più svogliata. Questa chiave di lettura è d'accordo? Cioè la sua squadra ha dimostrato proprio di lottare su ogni pallone, come si dice, e poi di avere le idee ben chiare in campo. Io ti ringrazio, però sicuramente è normale, noi sai domenica scorsa abbiamo preso 6 gol fuori casa, perciò avevamo sicuramente l'obbligo di dimostrare almeno che non siamo una squadra di 6 gol. Però è chiaro, il Megara non penso, sono cose loro dello spogliatoio, non penso che abbia sottovalutato la partita. Io ci sono dei ragazzi validi dove sicuramente un momento all'altro ti possono risolvere la partita. Penso che sia stata forse la nostra determinazione un pochino a togliere a loro un pochino le idee, però penso che come ti dicevo prima, se vinceva uno vinceva l'altro non si rubava nulla. Allora, qui dal comunale di Caltagirone è tutto, siamo stati qui con il mister del Kennedy Nicola Dolce, Giuseppe Di Mare per Rassegna Metropolitana, ricordiamo il Megara pareggiato 0-0 questo incontro con il Kennedy. Buonasera a tutti.